Nonostante Leggende Pokémon Arceus sia uscito poco più di 3 mesi fa, Game Freak sta già viaggiando nuovamente a pieno regime verso la prossima coppia di titoli della serie principale. Pokémon Scarlatto e Violetto, infatti, sembrano essere già partiti bene nonostante sia uscito solo un primo trailer di presentazione, e in quest'ultimo abbiamo notato un importante miglioramento della qualità grafica rispetto al recente titolo ambientato ad Hisui. Inevitabilmente ci saranno tanti altri cambiamenti e innovazioni che vedremo con Pokémon Scarlatto e Violetto, ma ci sono anche altre feature che abbiamo conosciuto con i precedenti capitoli della serie principale e che sembrano essere state accantonate per alcuni motivi che noi ovviamente non possiamo conoscere. Quindi oggi andremo a vedere assieme 5 feature conosciute nei precedenti giochi Pokémon che dovrebbero assolutamente ritornare anche in Pokémon Scarlatto e Violetto. Ma prima di fare ciò vi invito ad iscrivervi al mio canale YouTube, a lasciare un mi piace al video e di attivare anche la campanella delle notifiche, in modo tale da non perdervi i prossimi video. Detto questo, direi che possiamo iniziare con l'argomento di oggi. La prima feature che vorrei assolutamente rivedere in questi due titoli è un parco lotta creato in maniera decente. Il parco lotta è stato introdotto per la prima volta con Pokémon Smeraldo, quindi parliamo di un bel po' di anni fa. Esso era suddiviso in varie strutture che permettevano al giocatore di lottare in svariate maniere diverse, come ad esempio prendere in prestito dei Pokémon a noleggio, il che poteva complicare un po' le cose dato che il giocatore doveva pensare ad una strategia con la squadra che aveva a disposizione. Con il passare degli anni però il parco lotta è ritornato con i titoli di quarta generazione, dove lo svolgimento era analogo a quello dei giochi di terza. Purtroppo dalla quinta generazione in poi il parco lotta si è sempre più ridotto fino ad arrivare ad un'unica e semplice struttura, denominata comunemente torre lotta o villa lotta nei giochi di sesta generazione. In Pokémon Scarlatto e Violetto quindi una cosa che dovrebbe ritornare per la felicità di tutti è un parco lotta suddiviso in varie aree, sia per far svagare e divertire di più i giocatori, sia per accumulare punti lotta da spendere poi per l'acquisto di mente, capsule abilità o strumenti competitivi. In questo modo ci sarebbero diverse varietà di lotte che non andrebbero ad annoiare i giocatori e che andrebbero ad allungare, e non di poco, tutto il post game dei due titoli. Con Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee per la prima volta abbiamo avuto modo di vedere nell'overworld di gioco i modelli 3D dei Pokémon. Questi ultimi si muovono correndo verso di noi o scappando dal giocatore una volta avvicinatosi. La particolarità principale era che i Pokémon Shiny erano visibili nel mondo di gioco e questo permetteva al giocatore di vedere subito quale tra i Pokémon selvatici in un determinato percorso o grotta era nella sua versione cromatica. Con Pokémon Spada e Scudo la meccanica dei Pokémon in Overworld di gioco è stata bene o male reimportata dai titoli Let's Go, con l'unica differenza però che Game Freak ha deciso di rimuovere del tutto la capacità di distinguere i Pokémon normali da quelli cromatici, e quindi era per forza necessario interagire con ogni singola creatura per capire se potesse essere shiny o meno, aumentando la difficoltà e non di poco di poterne trovare uno e soprattutto togliendo una parte di realismo. Quindi, visto che abbiamo già avuto modo di vedere che i Pokémon sembrerebbero comparire nell'overworld di gioco in Pokémon Scarlatto e Violetto, direi che sarebbe il caso di far ritornare questa feature sia per rendere il tutto più realistico, sia per rendere meno difficoltosa la vita degli Shiny Hunter, che non dovranno più perdere tempo ad interagire con ogni singolo Pokémon nel mondo di gioco. Potrebbe riaccadere una cosa simile a quanto visto con Leggende Pokémon Arceus, dove è possibile scorgere una creatura nella sua versione cromatica con molta più facilità. E visto che abbiamo appena parlato di Leggende Pokémon Arceus, mi sembra doveroso accennare il fatto che, con questo titolo, c'è stata l'introduzione di uno strumento un po' particolare, che ha semplificato la vita dei giocatori. Sto parlando ovviamente del Filo dell'Unione, uno strumento che permette ai Pokémon, che normalmente si dovrebbero evolvere tramite scambio, di evolversi senza l'ausilio di quest'ultimo, e quindi, di conseguenza, si risparmia del tempo senza dover cercare altri giocatori per far evolvere un determinato Pokémon. Questa feature è stata allargata anche i Pokémon che si evolvono tramite strumenti evolutivi. Per fare un esempio, un Porygon, per evolversi in Porygon 2, non dovrà più tenere lo strumento e poi essere scambiato, ma basterà semplicemente utilizzare il dubbio disco sul Porygon per farlo evolvere. Questa è una cosa che spero ritorni in Pokémon Scarlatto e Violetto, soprattutto per evitare furti durante gli scambi, dato che c'è purtroppo chi ruba anche nei giochi Pokémon. Un altro motivo per mantenere questo particolare strumento è per evitare di far perdere tempo ai giocatori che non dovranno più cercare altre persone per far evolvere un determinato Pokémon, e così non ci sarebbe più rischio di essere derubati. A meno che qualcuno non abbia due Nintendo Switch e quindi questo problema non si pone già in partenza.
Con i penultimi remake ambientati nella già conosciuta regione di Sinnoh, abbiamo avuto modo di percepire un po' di difficoltà durante le battaglie con alcuni particolari allenatori, tra i quali i capi palestra, i Super 4 e soprattutto la campionessa Camilla. Direi che la casa produttrice di Pokémon Diamante Lucente per la Splendente, ossia ILCA, ha fatto un lavoro abbastanza accettabile per quanto riguarda la difficoltà che era da un bel po' di tempo che non si vedeva nei giochi Pokémon. Quindi quello che la maggior parte di noi, io compreso, vorrebbe rivedere in Pokémon Scarlatto e Violetto è la difficoltà. Non parlo di difficoltà estreme, ma di una difficoltà accettabile con un minimo di intelligenza artificiale da parte di tutti gli allenatori dei giochi, e non solo di quelli principali come i capi palestra o il campione o la campionessa di turno. In questo modo i giocatori avranno bisogno di pensare a qualche strategia per poter affrontare al meglio i vari NPC presenti nell'ancora anonima regione, e non dovranno premere in continuazione il tasto A della console per vincere ogni singola battaglia. La quinta ed ultima feature che dovrebbe ritornare in questa copia di giochi è la possibilità di farci seguire dai nostri Pokémon, ma questa volta dovrebbe essere programmata in modo migliore rispetto ai precedenti capitoli, dove i modelli 3D dei Pokémon erano in primis molto scoordinati. C'erano Pokémon come ad esempio Snom, che ci impiegava un secolo e mezzo per arrivare da noi, quindi si spera che, se dovesse effettivamente ritornare anche in Pokémon Scarlatto e Violetto, che lo faccia in modo migliore, con i Pokémon con proporzioni reali e con la giusta velocità di movimento. In Pokémon Diamante Lucente per la Splendente la velocità dei vari Pokémon è stata leggermente migliorata. I modelli della creatura non erano incollati al giocatore come in Pokémon HeartGold e SoulSilver, ma non ci mettevano una vita per raggiungerci. L'unico problema si è posto con le proporzioni di questi ultimi, dove ci si ritrovava davanti ad obbrobri come questo, che a mio avviso nel 2021 è una cosa parecchio ingiustificabile. Quindi si spera che Game Freak possa imparare dagli errori commessi in passato e migliorare nel complesso l'esperienza di gioco. E niente ragazzi, voi cosa ne pensate a riguardo? Quali tra queste feature vi piacerebbe rivedere in Pokémon Scarlatto e Violetto? E soprattutto, ne avreste delle altre da aggiungere? Fatemelo sapere qui giù in un commento, perché sono curioso di conoscere le vostre idee al riguardo. Come sempre io vi voglio ringraziare per aver guardato questo video. Un saluto e alla prossima!